Percorrendo la vecchia via Anconetana con le spalle ad Arezzo e andando verso la Val Tiberina, si può vedere una vallata che invita a spaziare con lo sguardo verso l'Alpe di Poti. Quante foto, quante passeggiate, tramonti. Riguardando queste foto, devo proprio dire che è proprio bella. Qualche anno di questo territorio se ne sta occupando padre Giovanni. Con lui siamo riusciti a fare anche delle gran belle cose. A partire dalle varie tombolate, vendita di dolci per raccogliere fondi, oppure la vera e propria raccolta di cibo da donare alla Caritas. Due incontri sono stati particolarmente importanti, uno con i fratres, donatori di sangue, dove abbiamo parlato anche dell'iniziativa di diffondere più defibrillatori nella zona che ci interessa. L'altro incontro è stato con il dottor Franco Dragoni, che è venuto a portarci la sua testimonianza di missionario nel Chad. Naturalmente non dimentichiamoci dell'oratorio e dei campi solari portati avanti al meglio delle proprie forze. Ed infine quello che noi chiamiamo il campino, ma che comprende un campo da gioco dedicato a Jacopo Guerri, e inaugurato il 2 giugno del 19. Su tutto trionfa una bella croce in legno in mezzo ai campi, dove si svolgono le più interessanti celebrazioni, spesso con il vescovo, e non ultima la traslazione delle sante Flora e Lucilla
patrone della nostra chiesa. Sembrava proprio che la primavera, con i suoi primi fiori, volesse darci il meglio di sé. Ma ecco all'improvviso un virus che, oltre a fare tanti morti e tanti malati, ci condiziona totalmente la vita. Dobbiamo usare le mascherine sempre, non possiamo abbracciarci né baciarci, dobbiamo tenere a distanza chiunque si incontra. Non uscire di casa se non strettamente necessario. E a me sembra proprio un castigo divino.